Palermo, Marina Yachting, un'area di 40.000 metri quadrati dedicata ai turisti in transito e ai cittadini. Il laghetto, di 7.000 metri quadrati, rappresenta il mare che nel 1500 lambiva il castello a mare. L'opera realizzata è costata 30 milioni. Sono stati demoliti circa 30.000 metri cubi di strutture fatiscenti, due gru alte 54 metri e 29 silos. La maggiore attrazione sarà Marina, la fontana danzante musicale più grande d'Italia. Suggestiva la passeggiata al castello a mare, da sottolineare che grazie agli scavi è stato definito in maniera chiara il suo perimetro. Il sito è candidato a diventare patrimonio UNESCO. Tra le varie attività commerciali presenti al Palermo Marina Yachting, abbiamo la scuola di cucina targata Gambero Rosso, una vera e propria accademia del gusto, aperta a corsi di formazione non solo per appassionati ma anche per i croceristi e semplici cittadini. La boutique Giglio proporrà l'alta moda a Palermo. Per la ristorazione ci sono 9 edifici. Morettino Coffee Lab per celebrare il rito del caffè. La pasticceria Costa, con una storia lunga 3 generazioni. Bruno Ribadi, il birrificio artigianale siciliano dei fratelli Biundo. Prezzemolo e Vitale, con retrobottega al porto. Una formula più orientata alla ristorazione e alla cambusa. La gelateria Cappadonia. Passami un coppu. La versione street food della cucina di Natale Giunta. Il ristorante CTC di Natale Giunta, con un giardino pensile sul mare. Porto Costanza, di Marco e Costanza Durastanti.